In occasione della giornata mondiale per la lotta alla droga, il SERD e la cooperativa Ideale hanno organizzato l'evento Festa Stupefacente, che gode del patrocinio del Comune. Tre giornate, 26, 27 e 28 giugno, presso l'oratorio Don Bosco, incontri interattivi di festa e sensibilizzazione rivolti ai ragazzi dell'oratorio sulle nuove dipendenze, anche relativamente alle nuove tecnologie. Purtroppo l'Aquila resta un territorio molto colpito dalle dipendenze, dall'abuso di droghe, alcol e gioco d'azzardo, fenomeni purtroppo, come conferma la dottoressa Spaziani, troppo spesso diffusi nei minori. È una città che ancora risente degli strascichi del terremoto, della disgregazione del tessuto sociale, della mancanza di centri di aggregazione, di più centri di aggregazione, di alternative alle aggregazioni disfunzionali dei giovani, che spesso vediamo. E quindi noi abbiamo registrato nell'anno 2018 700 utenti, di cui 384 per sostanze con problematiche correlate alle sostanze, 265 correlati, per problematiche correlate all'alcol e ben 51 utenti per il gioco d'azzardo. Lo spazio protetto è uno spazio che noi abbiamo riservato di maggiore attenzione nel centro diurno terapeutico, che è una struttura nostra che sta in via Vezzano all'Aquila, ed è uno spazio in cui trattiamo i minori oppure i giocatori in orario serale per cercare di favorire la loro affluenza al di là dei problemi di lavoro. Purtroppo uno dei fenomeni più diffusi oggi è quello del gioco d'azzardo. Il dato significativo è che il fenomeno è cresciuto ed è noto in termini di utenti solo dal doposisma. Prima non c'era nessun utente a carico del SERD, oggi ce ne sono ben 51. Di concerto tra me e l'assessore al bilancio, il vicepresidente Raffaele Daniele, è stato predisposto degli sgravi fiscali appunto per tutte quelle attività che dismettono, comunque non utilizzano delle slot machine. È un modo sia per dare chiaramente un incentivo, ma soprattutto per sensibilizzare su questa tematica che dai dati diffusi al SERD è sempre più presente.